Cari amici, buona giornata, ben ritrovati qua su Telepace. Trascorreremo un paio d'ore insieme, sono appena passate le 10. Abbiamo potuto assistere alla Santa Messa dalla cappella del seminario di Chiavari e in questo tempo di lockdown per il Covid-19 trascorriamo un po' di tempo insieme per riuscire a cogliere il tempo che stiamo vivendo nel suo significato, per incontrare tante persone e darci la possibilità di un'informazione che ci aiuti anche a leggere quanto sta avvenendo. Oggi è una giornata particolare perché oggi per volontà del Papa, tutta la Chiesa è invitata a vivere un tempo particolare di preghiera, di supplica al Signore in questo tempo di pandemia. Siamo collegati con Don Gian Emanuele Muratore da Santa Margherita. Don Gian, buongiorno, come stai? Buongiorno, ciao Fausto. Allora, Don Gian, è una giornata questa che è stata voluta per raccogliere gli uomini e le donne di tutte le fedi in un'unica preghiera. Sì, nasce appunto da questo alto comitato per la fratellanza umana, che è stato uno dei primissimi frutti del documento l'anno scorso, il 4 di febbraio, ad Abu Dhabi, tra Papa Francesco e il grande imam di Al-Azhar. Momento storico appunto nel rapporto tra cristiani e musulmani, attorno al quale anche credenti di altre religioni si sono poi uniti. Questo comitato rappresenta anche l'ebraismo e da esso è nato questo appello che poi appunto Papa Francesco per i cattolici ha fortemente raccolto, a vivere in questo tempo di pandemia una giornata di preghiera, ma non solo, anche di digiuno e di opere di misericordia, di carità, per invocare, intercedere in qualche modo ad una sola voce, perché possiamo uscire da questa pandemia e direi anche uscirne migliore, non soltanto avendo perso, ahimè, tante vite umane, ma avendo guadagnato in umanità. Ecco, abbiamo un contributo video con un piccolo video che è stato realizzato proprio per ricordare il significato di questo momento di preghiera. Allora chiedo alla regia se possiamo mandarlo per coglierne insieme il senso. Vediamo. I nostri fratelli credono in Dio Creatore. I nostri fratelli sono ovunque. Il nostro mondo affronta oggi un grave pericolo che minaccia la vita di milioni di persone in tutto il mondo, ossia la rapida diffusione del coronavirus, Covid-19. Come crediamo nell'importanza del ruolo dei medici e quello della ricerca scientifica nell'affrontare questa epidemia, non dimentichiamo comunque di rivolgerci a Dio Creatore per questa grave crisi. Invitiamo quindi le persone in tutto il mondo a rivolgersi a Dio, pregando, supplicando, digiunando e a fare opere di misericordia. Ognuno in qualsiasi parte del mondo, a seconda della sua religione, fede o dottrina, affinché Dio elimini questa epidemia, ci salvi da questa afflizione, aiuti gli scienziati a trovare una medicina che la sconfigga ed a salvare il mondo dalle conseguenze sanitarie, economiche e umanitarie della diffusione di tale grave contagio. Il Comitato Supremo propone, realizzando gli obiettivi del documento sulla fratellanza umana, di fissare giovedì 14 maggio una giornata di preghiera, di digiuno e di invocazione per l'umanità. Invita tutti i leader religiosi e le persone in tutto il mondo a rispondere a questo invito umanitario e a rivolgersi a Dio con voce unica, perché preservi l'umanità, l'aiuti a superare la pandemia, le restituisca la sicurezza, la stabilità, la salute e la prosperità, e renda il nostro mondo, eliminata questa, più umano e con più spirito di fratellanza che mai. È
Ecco, Don Gian, questo è il video che ha un po' riassunto quanto tu ci dicevi e ce l'ha mostrato anche per immagini. Ieri sera avete avuto un incontro, hai proposto un incontro attraverso le piattaforme digitali e ce lo puoi raccontare, dirci di che cosa si trattava, cosa è emerso? Sì, attraverso Zoom ieri abbiamo potuto penetrare un po' in un ambiente monastico. Il monastero di Bose, ci siamo collegati con Guido Dotti, che è appunto un monaco che conosciamo, che come diocesi avevamo contattato perché potesse venire a concludere il percorso diocesano di formazione al dialogo interreligioso, che prevedeva appunto come ultima tappa proprio un'esperienza di preghiera che potesse far convenire in uno stesso momento e in luoghi diversi cristiani, musulmani ed ebrei a pregare. Il dialogo si fa preghiera, questo era il titolo di questa iniziativa prevista per metà marzo, ma che poi è sfumata anche appunto per l'inizio della pandemia. E dunque ci è sembrato così bella questa occasione del 14 maggio di oggi, per anche non perdere l'appuntamento con lui, seppure in teleconferenza, e dunque nella vigilia, ieri sera, lui ci ha un po' introdotto al senso di questa giornata, sostanzialmente commentando un po' da vicino quel documento di Abu Dhabi che ci diceva ha una portata, una rilevanza, come dire, allo stesso livello delle dichiarazioni, quella antica fuoriuscita dalla rivoluzione francese e quella più recente del 48 sui diritti universali. Questo documento di Abu Dhabi appunto si colloca un po' a questo livello come portata e anche un po' come svolta, che raccoglie per noi cattolici e indirizza o tutta la novità che già il Concilio Vaticano II più di 50 anni fa ci aveva indicato. Quindi è stato un momento semplice di ascolto di dialogo, dove le persone hanno potuto porre anche le loro domande e lui è stato molto bravo nell'accoglierle un po' tutte, di ogni genere, e offrire anche con sapienza il suo punto di vista. Ecco, puoi spiegare ai nostri telespettatori chi è questo monaco e la comunità di Bose, perché la comunità di Bose ha una caratteristica peculiare a questo proposito. La comunità di Bose è nata proprio, credo, nei giorni della chiusura del Concilio, uno dei tantissimi frutti di quel tempo di grazia che è stato il preconcilio, il concilio, l'immediato post-concilio, tante persone, tante esperienze sono nate, una fioritura veramente segno di un'opera grande dello spirito. E a Bose, quindi in Piemonte, in questa realtà di campagna anche molto bella, all'inizio molto povera e poi si è ingrandita, è nata questa comunità monastica dal taglio subito ecumenico. Da subito era formata da persone che provenivano da diverse confessioni cristiane, anche se ovviamente la maggior parte delle sorelle e dei fratelli sono cattolici, permane sempre la presenza di qualche fratello del mondo, diciamo, protestante e ortodosso. Comunque è uno spazio diventato ormai in questi ultimi decenni crocevia di tutti i cristiani, un po' di ogni confessione, che sentono il bisogno appunto di incontrarsi, di confrontarsi, di dialogare. Ad esempio, da anni Bose è ormai sede di importantissimi convegni teologici internazionali sulle spiritualità appunto delle altre confessioni. È un luogo amico nel quale spesso insomma, quando si riesce, vado anche altri preti della diocesi, ad esempio per gli esercizi spirituali che ogni anno offrono i preti, diverse volte abbiamo portato anche le persone delle parrocchie a godere un po' sia dell'ambiente appunto monastico, quindi
del clima e della vita di preghiera, sia proprio di questo respiro grande, molto attento all'uomo e all'uomo di oggi che lì si respira. Quindi è stato semplice così contattarlo e in poco tempo anche decidere per chi. Ecco, puoi dirci qual è stato il messaggio forte che ha raccolto ieri sera? Sì, lui ha proprio un po' analizzato il documento, facendocene cogliere, appunto, oltre che questa portata che forse non è ancora troppo passata, nonostante che nel documento stesso sia forte l'appello a che venga divulgato, studiato un po' a tutti i livelli, in tutte le istituzioni, forse non è stato ancora così recepito. E poi ce ne ha, come dire, mostrato un po' l'architettura, ecco. In particolare il fatto che questo documento si pone come la voce di due leader e dunque delle loro anche chiese, delle loro comunità religiose che rappresentano, i musulmani in particolare, la comunità sunnita, che è quella numericamente maggiore, per i cristiani appunto la Chiesa Cattolica, però ecco, loro parlano, c'è all'inizio tutto un elenco molto interessante a nome di, e si comincia appunto a nome di Dio, ma poi c'è tutta una serie di persone, gruppi e anche valori e principi, no? Della coscienza umana, a nome di tutto questo, ecco, viene dato, come dire, un panorama che mette la fratellanza umana come realtà primaria da riconoscere, da vivere e da difendere. E forse l'esperienza della pandemia, tra le tante cose, ci ha detto anche questo, no? Non soltanto siamo tutti ormai interconnessi per tante ragioni, ma lo siamo anche per quella della nostra appunto fraternità, che ci viene dall'appartenenza ad un'unica comunità e dalla condivisione della stessa fragilità. Di fronte al Covid, chiunque di ogni luogo, di ogni cultura, di ogni religione ha vissuto la stessa cosa, la stessa fragilità, lo stesso morire, lo stesso patire. E anche l'esperienza del pregare, appunto questa giornata, no? Nata da quel contesto, è un'esperienza che accomuna l'uomo da sempre. L'uomo da sempre e dovunque è un uomo religioso, un uomo che nella esperienza del pregare condensa la sua precarietà. È bello cogliere l'etimologia, no, di questa preghiera, di questa parola. Preghiera, pregare, vengono dal latino precari, essere precari. E la pandemia ha messo proprio il dito su questa nostra condizione umana. E per quanto potevamo pensare di essere ormai quasi del tutto autosufficienti, si è resi conto che invece una precarietà di fondo che ci connota tutti. E dunque la fratellanza non è altro che riconoscere questo e viverlo appunto in termini di solidarietà, di accoglienza, di apertura, non di contrapposizione o magari di violenza o anche di disinteresse, perché una forma, come dire, sempre presente ma oggi anche molto diffusa nel confronto con l'altro non è neanche più la contrapposizione, ma forse ancora peggio l'indifferenza. Ecco, questa mattina Papa Francesco nella messa di Santa Marta, quella delle 7, ha fatto una piccola modifica alla liturgia. Oggi è la festa di San Mattia, l'ultimo degli apostoli, quello associato dopo il tradimento di Giuda, ha cambiato la prima lettura, si è preso questa libertà, se non lo fa il Papa, ecco. E ha messo alla prima lettura un brano tratto dal libro di Giona. Giona Gian è un profeta, un libro profetico molto simpatico, no? Sunteggio la storia di Giona, questo profeta che fa il coltivatore di sicomori, viene chiamato da Dio per andare a chiamare alla conversione un popolo, il popolo di Ninive, che è un popolo nemico del suo popolo. Avevano subito vessazioni, conquiste, appartenente ad un'altra religione. Viene invitato da Dio ad andare a predicare un annuncio di conversione, altrimenti verrà sterminato questo popolo per il male che sta compiendo. Giona, invece che ascoltare il Signore, scappa dall'altra parte, doveva andare a Oriente, prende la barca per andare in Spagna.
Allora, signore, lo riacciuffa la storia del pesce di Giona, poi l'ha presa anche Pinocchio, l'ha messa dentro la sua narrazione. Cosa succede? Che Giona viene mandato ad un popolo straniero ad annunziare la salvezza. Lui non crede alla salvezza, per cui spera che sia sterminato. Invece questo si converte e succede che supplica il Signore per essere liberato dal male che incombe. Ecco, Don Gian, è stato molto bello perché il Papa, partendo da questo, ha detto come noi, tutti noi, quello che stavi dicendo, siamo un'unica famiglia. Allora, io proporrei di riascoltare l'omelia del Papa di quest'oggi, che mi sembra molto illuminante su quello che hai appena detto e sulla giornata che stiamo vivendo. Sentiamo cosa ha detto stamattina Francesco. La prima lettura abbiamo sentito la storia di Giona, uno stile dell'epoca, ma come c'era qualche pandemia non sappiamo, nella città di Ninive, una pandemia morale forse, era proprio per essere distrutta. E Dio manda Giona a predicare preghiera e penitenza, preghiera e digiuno. Davanti a quella pandemia, Giona si spaventò e scappò. Poi il Signore, per la seconda volta, lo chiamò e lui accettò di andare a predicare questo. E oggi tutti noi, fratelli e sorelle di ogni tradizione religiosa, preghiamo. Giornata di preghiera e di digiuno, di penitenza, indetta dall'Alto Comitato della Fratellanza Umana. Ognuno di noi prega. Le comunità pregano, le confessioni religiose pregano, pregano Dio, tutti fratelli, uniti nella fratellanza che ci accomuna in questo momento di dolore e di tragedia. Noi non aspettavamo questa pandemia, è venuta senza che noi l'aspettassimo, ma adesso c'è e tanta gente muore da sola e tanta gente muore senza poter fare nulla. Tante volte può venire il pensiero di ma a me non tocca, grazie a Dio mi sono salvato. Ma pensa agli altri, pensa alla tragedia e anche alle conseguenze. Le conseguenze economiche, le conseguenze sull'educazione, le conseguenze, quello che avverrà dopo. E per questo oggi tutti fratelli e sorelle, qualsiasi confessione religiosa, preghiamo Dio. Forse ci sarà qualcuno che dirà, ma questo è relativismo religioso e non si può fare. Ma come non si può fare pregare il Padre di tutti? Ognuno prega come sa, come può, come ha ricevuto dalla propria cultura. Noi non stiamo pregando l'uno contro l'altro. Questa tradizione religiosa contro questo. No, siamo uniti tutti come umani, come fratelli, pregando Dio, secondo la propria cultura, secondo la propria tradizione, secondo le proprie credenze. Ma fratelli pregando Dio, questo è l'importante. Fratelli facendo digiuno
chiedendo perdono, Dio, per i nostri peccati, perché il Signore abbia misericordia di noi, perché il Signore ci perdoni, perché il Signore fermi questa pandemia. Oggi è un giorno di fratellanza guardando l'unico Padre, fratelli e paternità, giorno di preghiera. Noi l'anno scorso, anzi a novembre dell'anno scorso, non sapevamo cosa fosse una pandemia. È venuta come un diluvio, è venuta in un colpo. Adesso ci stiamo svegliando un po', ma ce ne sono tante altre pandemie che fanno morire la gente. E noi non ce ne accorgiamo, guardiamo da un'altra parte, siamo un po' inconscienti davanti alle tragedie che in questo momento accadono nel mondo. Soltanto vorrei dirvi una statistica ufficiale dei primi 4 mesi di quest'anno, che non parla della pandemia del coronavirus, ne parla di un'altra. Nei primi 4 mesi di quest'anno sono morti 3.700.000 persone di fame. C'è la pandemia della fame. In 4 mesi quasi 4 milioni di persone. Questa preghiera di oggi per chiedere che il Signore fermi questa pandemia ci deve far pensare alle altre pandemie del mondo. Ne sono tante. La pandemia delle guerre, della fame e tante altre. Ma l'importante è che oggi insieme, e grazie al coraggio che ha avuto questo alto comitato della fratellanza umana, insieme siamo stati invitati a pregare ognuno secondo la propria tradizione e a fare una giornata di penitenza, di digiuno e anche di carità, di aiuto alle altre. Questo è l'importante. Nel libro di Giona abbiamo sentito che il Signore, quando vide come era reagito il popolo, si è convertito e il Signore fermò quello che lui voleva fare. Che Dio fermi questa tragedia, che fermi questa pandemia. Che Dio abbia pietà di noi e che anche fermi le altre pandemie tanto brutte, quella della fame, quella della guerra, quella dei bambini senza educazione. E questo lo chiediamo come fratelli, tutti insieme. Che Dio benedica tutti noi e abbia pietà di noi. Ecco Gian, questa è l'omelia di questa mattina, cosa dici? Molto bella, mi pare. Molto bella, come sempre Papa Francesco a me incanta per la profondità evangelica con cui affronta ogni aspetto della vita, e per la sua grande umanità che traspare in ogni momento del suo ministero petrino. Mi piace molto questo
un legamento con la figura di Giona, perché ci fa capire come la preghiera, l'intercessione non è mai qualcosa di magico, non è che noi imploriamo Dio magicamente, perché Dio è il primo ad agire nella storia, e lo fa però attraverso di noi. Potremmo dire, in quel libro della Bibbia, Dio ha bisogno di Giona perché si è fermata quella pandemia di Ninive. E fin tanto che Giona scappa, si rifiuta, come dire, anche Dio rimane in qualche modo impotente. Soltanto nella accoglienza che Giona poi fa del progetto di Dio su di lui può avvenire, no? L'opera di Dio anche a Ninive. Questo per dire che, particolare rispetto alle altre pandemie, anche questo è un aspetto molto bello, no? Noi ci siamo molto, giustamente anche, concentrati, perché ci ha toccato da vicino, sulla pandemia del coronavirus. Ricordo alcune settimane fa si leggeva come appunto in questi mesi erano molte più persone per il colera in alcune zone del mondo, magari distante da noi. Quindi noi abbiamo rischiato un po' di concentrarci, come sempre, sul nostro ombelico. Solo che questa volta, essendo pandemia, questo ci ha veramente accolto tutti, no? E allora appunto sentiamo come rispetto alle pandemie noi siamo chiamati ad accogliere la chiamata che il Signore ci fa, ad essere noi come Giona buttati nella mischia, come profeti, a portare, ad annunciare, a testimoniare la sua parola. Solo così appunto le pandemie si possono fermare. Mi pare questo il messaggio profondo, ecco. Nessun riferimento magico, nessun relativismo, ma che ciascuno dentro la propria esperienza religiosa possa attingere alle energie, alle risorse migliori, spirituali, per essere appunto in prima persona, ciascuno lì dove può, come può, ma fino in fondo essere appunto strumento dell'opera di Dio, che è sempre opera per la vita e per la pace dei suoi figli. Ecco, a questo proposito è interessante notare il fatto che, come dicevi, no, Dio passa attraverso di noi, e nel caso di Giona il lavoro più duro che deve fare è sul cuore di Giona, perché Giona scappa, va via. Ahimè, mi sembra di ritrovare un po', pensando anche alla fatica con cui questa dimensione dell'apertura, del dialogo interreligioso, no? Dell'accettazione anche di una proposta come quella di questa giornata, la fatica che fa. Tante menti sono, anche all'interno di noi cattolici, sono contrariate da questo tipo di messaggio, si oppongono, lo giudicano, così anche tanti vivono con semplice indifferenza, senza, come dire, badare, senza valorizzare questo momento, ritenuto come se non c'entrasse con noi. Ricordo come a fine marzo tantissimi, tutti noi forse, siamo stati appunto insieme con Papa Francesco da solo in Piazza San Pietro, no? A pregare un po' per la medesima intenzione. Lo stesso Papa, la stessa intenzione nel 14 maggio tocca molto meno i cattolici. Questo ci dovrebbe fare, secondo me, un po' riflettere. E credo poi l'altra cosa, quello che il Papa ha fatto, ci ha ricordato le tante pandemie con dei numeri. I quasi 4 milioni di persone morte di fame non vengono dal caso. Noi spendiamo
migliaia di migliaia di miliardi per gli armamenti, nell'augurio di non usarli mai, ma purtroppo sono anche utilizzati, e dall'altra parte c'è chi muore di fame e non ha di che mangiare. E l'altra cosa che credo sia importante, Gian, è che questa pandemia forse dovrebbe servirci a ricordare che ce ne sono tante nel mondo sempre, e magari quella che abbiamo subito noi non è neanche la più grave, no? Certo, riguarda tutti, non abbiamo in mano ancora una medicina, ci sono delle pandemie curabilissime che invece vengono abbandonate, penso a quanti bambini muoiono di morbillo ogni anno in Africa pur avendo a disposizione delle cure agevoli, semplici, per noi normali, anzi c'è qualcuno qua che può permettersi di dire facciamo a meno del vaccino del morbillo perché siamo signori, no? Ecco, e la muoiono, in mente nella zona del Centro Africa dove ogni tanto vado, 10.000 bambini morti di morbillo in pochissimo tempo, in una regione grossa come un pezzo del nostro nord Italia, no? Ecco, questo allora ci richiami da una parte alla preghiera, alla supplica davanti a Dio, ma per una conversione del cuore anche, perché ci sia dato di scoprire che come Giona dobbiamo metterci per strada, camminare. Certo, come appunto lo vediamo e lo lodiamo, oggi i medici, in linea diciamo, gli infermieri, ma poi anche i ricercatori, gli studiosi, no? Lottano appunto, si spendono, no? Per fermare, trovare gli antidoti a questo virus, così alla stessa maniera ciascuno nel suo ambito è chiamato a spendersi, a lottare per fermare ogni altro virus appunto che produce male, produce morte, produce disuguaglianza, emarginazione, le pandemie di cui appunto ha parlato Papa Francesco. Quindi è davvero la preghiera e il digiuno sono già esperienza reale di una conversione a Dio e alla sua logica. Io spero che da questa esperienza della pandemia possa fiorire, magari anche e soprattutto nelle nuove generazioni, che sono anche forse nativamente più aperte, meno nella possibilità, nella potenzialità alla rete, alla condivisione, alla fratellanza con tutti a livello mondiale, che possa nascere ad esempio una nuova politica, non nel senso di nuovi partiti, ma nel senso di una nuova coscienza di quel servizio alto di carità che per i cristiani è appunto l'occuparsi del bene comune. E dunque riallineare un po' l'esperienza della nostra pandemia odierna a tutte quelle che c'erano e continuano ad esserci, e dunque allargare il tipo di impegno e di lotta e di solidarietà che si sta vivendo adesso a tutte queste dimensioni. Questo credo che darebbe una visione molto diversa del mondo e porterebbe certamente a delle scelte diverse, come ad esempio quella che continua ad essere assurda, dello investire così tante risorse negli armamenti invece che, lo abbiamo visto, nella salute, nella lotta contro la povertà e la fame. Ecco, e credo a questo proposito che a volte si dia, e questo è un frutto malefico dell'indifferenza, no? Al dire ma è così, è sempre stato così, non può che essere così, no? Ecco, questa è la nostra inettitudine che ci porta a dirlo, perché abbiamo visto come di fronte ad un'emergenza, parlo di noi italiani, ma in tutto il mondo ci sia stata una reazione capace di rispondere, anche se eravamo impreparati, no? Se questa capacità la mettiamo in atto con il coraggio, la forza, la dedizione che abbiamo visto nel personale sanitario, nei medici, ma in tutte le strutture deputate ad aiutare gli altri, ad essere sociali per gli altri, se riusciamo a coglierla, a concepirla a livello di fraternità universale, di fraternità umana, davvero quante cose belle ci sono già date,
e sono sufficienti perché per tutti ci sia il giusto e il buono. Ecco, si tratta davvero di raccoglierla questa sfida, di farla nostra e di metterci in condizione di trovare quello che dicevi. Forse dovremmo pregare di più perché ci sia una classe politica fatta di uomini e donne che guardino veramente al bene comune, non al proprio piccolo interesse di casta, di gruppetto, di parte politica, di interessi personali, quando non di interessi negativi, ecco, di interessi inconfessabili, perché accade anche questo nel mondo. Mi piace questa parola che hai usato, rispondere. Noi abbiamo scelto, come abbiamo domenica qui in parrocchia, la festa della Madonna della Rosa, la stiamo preparando ovviamente in modalità diverse dal solito, ma attorno a questa parola, responsabilità, che ci è sembrata una parola tornata, grazie a Dio, in circolo, anche nella bocca dei giovani in questo tempo. E allora chiediamo a Maria proprio di aiutarci a riscoprirla e a viverla. In questa ottica, come dicevi, io sento che è una primissima responsabilità che tutti possiamo già esercitare, prima ancora di impegnarci su fronti che, è vero, a volte sono anche più grandi di noi, è quella di accorgerci e favorire, non ostacolare, ciò che già vediamo, ciò che già esiste. Faccio un esempio molto banale. Papa Francesco, appunto, che è un po' sempre al centro nello stimolarci in questo, no? Quanto ci accorgiamo che anche su di lui si spendono tempo, energie, risorse totalmente sprecate nel commentare, criticare, dargli contro, ad esempio sui social o in mille altre maniere. Basterebbe tutto questo tempo, tutte queste parole inutili, queste risorse sprecate, e invece che contro di lui o contro tutte quelle realtà contro le quali spesso appunto ci opponiamo in modo ideologico, destinarle, dedicarle, orientarle invece a qualcosa di propositivo, di positivo. Questa è una responsabilità semplice, quotidiana, che possiamo avere, di non sprecare tempo e parole nel contrapporci, a volte in modo sciocco proprio, e come si vede invece quotidianamente, invece dedicare tempo a pensare, incontrare, aprire la mente, ascoltare, fare del bene. Ecco, questo già mi pare una cosa fattibile da parte di tutti e ogni giorno. Grazie Don Gian Emanuele. Allora ricordo che l'incontro di cui ci hai parlato quest'oggi lo proporremo lunedì sera alle ore 21 nel quadro del nostro Direttamente Su. Faremo in modo che sia fruibile da tutti e lo proporremo la sera intorno alle 20, ho detto 21 forse, alle 21 e 45 circa dopo il telegiornale. Bene, grazie Don Gian. Allora oggi preghiamo, digiuniamo e offriamo. Grazie, ciao. Bene cari amici, dopo questa apertura che abbiamo dedicato alla giornata di oggi, questa giornata di preghiera e di digiuno che il Papa ci invita a vivere insieme con tanti uomini e donne di tutte le fedi, di tutte le culture, di tutte le tradizioni, per chiedere la liberazione dalla pandemia, da questa pandemia, e il Papa ci dice da tutte le pandemie, cioè che il nostro animo sia aperto non solo a questa situazione di disagio, ma a quella di tante persone che vivono situazioni di disagio anche ben peggiori di quella che stiamo attraversando noi. Certo, oggi ci siamo noi, ce ne accorgiamo, ma quanta umanità non se n'è mai liberata di altre situazioni difficili, molto più difficili, e delle quali anche noi siamo chiamati oggi a maturare una sensibilità, un'attenzione. Siamo ora collegati con la nostra emittente, che è andata a vedere qualcuno che sta vivendo il disagio, le difficoltà legate a questa pandemia. Siamo con Giuseppe Graci, responsabile del settore acconciatura della Confartigianato di Genova. Buongiorno signor Graci. Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Allora, signor Graci, ci può dire intanto di cosa si occupa il suo settore della Confartigianato? Chi rappresenta lei? Sono responsabile degli acconciatori della Confartigianato di Genova.
e mi sto occupando di questa emergenza del coronavirus. Ecco, qual è la situazione che state vivendo in questo momento? In questo momento è un po' difficile perché siamo chiusi l'attività da più di 60 giorni e ci sarà una prossima apertura. La categoria soffre perché stare chiusi più di 60 giorni non è facile, ecco. Siete completamente fermi come settore? Siamo fermi, fermi. Ecco, sono uscite delle linee date da l'INAI per vedere di riprendere. Cosa dice a proposito di queste indicazioni che sono state date? Noi sì, ci sono massime sicurezza e igiene perché per la sicurezza nostra e prima di tutto i nostri collaboratori, ma la sicurezza anche della clientela. Ci saranno delle misure da attuare, come su protocollo dato anche dall'INAI, per dire ci saranno le persone che devono prenotarsi, entrare uno per volta, chi ha dei dipendenti può prendere solo un cliente per ogni operatore, con tutte le misure igieniche sanitarie, con la mascherina, la Ecco. visiera. Adopereremo tutto uso e getta, monouso, per non avere contatti. E ogni volta che si alza, finisce un cliente, di sanificare il posto di lavoro, gli attrezzi e anche igienizzare le mani e dare la mascherina al cliente se è sprovvista. Ecco, come ritiene che possa ripartire il suo settore con queste indicazioni? È possibile una ripartenza agevole? Sì, certo che non sarà più come prima perché avremo meno flusso di clienti perché non può avere persone, clienti dentro il negozio perché non ci deve essere ammassamento di persone. Devono venire uno per volta, deve essere il locale vuoto, ecco, ci deve essere solo l'operatore col cliente. Ma sarà fatto solo su appuntamento oppure Appuntamento si potrà attendere fuori? sia via telefono o via mail, non per dire di entrare di passaggio. Se un cliente, per dire chi fa uomo, che è un cliente che ha la barba, deve venire con la barba già fatta a casa, lavata a casa, fare un detergente a casa la barba, per norma di sicurezza. Ci Ecco, sono scelte quanti che pre devo rispettare. Non sarà più. Dica. i soci della vostra confederazione che hanno più dipendenti. Normalmente le barberie sono con una persona sola o sono con più dipendenti nella stessa struttura, nello stesso negozio? Avere la distanza dei 2 metri tra un posto di lavoro e l'altro. Devo mantenere la distanza di 2 metri. Perciò chi ha delle strutture anche di 6 posti di lavoro deve saltare un posto, uno sì o uno no, in base alle norme che ci dà l'INAI. E questo comporterà allora dei problemi sul piano occupazionale? Giusto, sì. Perché deve fare, il personale devono fare i turni, perché tutti insieme è impossibile. Se ci sono dei negozi che sono come struttura, non hanno i metri quadrati, avranno dei problemi. Perché una struttura grande, cioè sì, salto un posto, va bene, lavora, ma chi è per dire una struttura molto piccola avrà dei problemi anche a lavorare, perché sarà da solo. E il rischio Certo. aumenta la disoccupazione. E quindi ci sono molti esercizi che hanno più dipendenti e che si troveranno in questa situazione. Ne avete misura? Sì.
perché non tutti insieme non è possibile lavorare per via della distanza di sicurezza. Ecco, allora vedremo quali saranno gli sviluppi. Comincerà dal 18, da lunedì 18 il vostro lavoro. Sì, ancora un protocollo definitivo, sicuro. La proposta è questa. Tutti parliamo del 18, ma ancora entro oggi deve avvenire una conferma che si riapre il 18. Avremo flessibilità di orario, per dire, lavoreremo 7 giorni su 7 come... per accontentare anche la clientela, perché dopo tanti mesi, dopo più di 60 giorni che siamo chiusi, c'è un lavoro ammucchiato, ecco, la clientela aspetta l'apertura. È una cosa positiva anche la flessibilità dell'orario. Bene, la ringrazio. Grazie signor Gracci, teniamoci informati per vedere se ci saranno ulteriori sviluppi, come ci stava dicendo, nella accettazione del protocollo così come è stato proposto dall'INAIL, o se ci saranno ulteriori cambiamenti ed eventuali opportunità diverse, sperando che non ci sia una diminuzione delle offerte di lavoro, perché certo poi diventerà un problema questo, ecco, diventerà un problema anche perché sono famiglie che vanno in difficoltà. Bravo. Queste. Bravo. Perché ci sarà meno, è tutta una flessibilità di turnare, fare i turni con i dipendenti, chi ha tanti dipendenti, per motivo della sicurezza, perché noi siamo già pronti, la categoria è pronta a ripartire nelle norme igieniche e sanitarie, perché noi abbiamo fatto sanificare il locale, per dire, avremo tutte le norme igieniche di sicurezza al massimo, perché se no non si può aprire, per dare una garanzia al cliente quando entra. Certo. Grazie signor Gracci, buona giornata. Bene, abbiamo sentito questo ambito nel quale ci sono difficoltà evidenti, d'altronde non si può pensare di mantenere una distanza fisica andando dal barbiere, dal parrucchiere, perché è impossibile questo, quindi occorre avere tutte le tutele sanitarie sia per il lavoratore che per il cliente, perché sono quegli ambiti nei quali occorre davvero avere il massimo di attenzione, di dispositivi di protezione personale e di sanificazione costante. Vedremo, ci ha detto il responsabile della Confartigianato che c'è ancora da attendere una definizione più precisa, sebbene la data dovrebbe essere quella del 18. Siamo in tanti ad aspettare che riaprano i barbieri, ce n'è quanto mai bisogno, credo per molti, e in questo tempo abbiamo visto alcuni che si sono rasati completamente. Il nostro regista dice: per me non ce n'è bisogno, perché ha la fronte molto alta e quindi ha risolto il problema radicalmente. Dopo questo passaggio dedicato all'aspetto del mondo che in qualche modo ci riguarda tutti, tranne quelli che hanno risolto in altra maniera, veniamo al mondo dello sport. Siamo in collegamento con Maurizio Felugo. Maurizio, buongiorno. Ciao Don Fausto, buongiorno. Ciao Mauri, sei in giro con i tuoi bimbi, mi dicono. Sì, perché purtroppo non posso collegarmi in video perché mia moglie lavora e dobbiamo alternarci per chi deve tenere i bambini. Purtroppo in questo momento non si può lavorare tutti e due insieme perché i bimbi non vanno a scuola e non abbiamo ancora la sicurezza di poterli lasciare o ai nonni o a delle babysitter. Di conseguenza questo è un problema a cui bisogna adattarsi. Ecco, questa è una delle difficoltà legate alla pandemia, al fatto che i bimbi non hanno scuola, non possono andare dai nonni, ma anche il contatto con le babysitter, per le quali c'è un bonus, non è possibile fruirlo. E quindi è una scelta sempre molto individuale. È chiaro che il discorso delle babysitter in primis è un discorso economico, e quindi non chiaramente una scelta
a seconda di chi può permetterlo. Secondo, una ragazza che si dà un servizio del genere comunque lavora e ha contatto anche con altre realtà che difficilmente si possono controllare, di conseguenza, ripeto, è una scelta abbastanza individuale in questo momento. Certo, Maurizio, ricordiamo, ha 3 bimbi, ci vuoi dire l'età dei tuoi figli per i nostri telespettatori? Io ho 3 bimbi, una bimba di 2 anni, Ada, un bimbo di 4 anni, Rocco, e una bimba di 6 anni, Nina. Quindi, queste creature che hanno bisogno, beh, loro saranno contenti di stare un po' con il papà. Per loro è il periodo più bello della loro vita, perché aver avuto mamma e papà in casa per 3 mesi è una cosa eccezionale, e veramente, soprattutto per i più piccini, sono cambiati moltissimo, ecco, no? Una sorta di asilo con mamma e papà, fantastico. Ecco, allora ricordiamo Maurizio Felugo, campione di pallanuoto, adesso dirigente della Prorecco, sempre in giro per il mondo. Ti è mai capitato di stare tanto tempo così in casa, Mauri? No, decisamente no, però ripeto, io cerco di essere sempre abbastanza ottimista, penso che ci siano state tantissime cose positive di questa emergenza incredibile. È chiaro che economicamente è un salasso veramente importante che ci fa dormire poco, ecco. Però dal punto di vista umano, per le famiglie, penso, anche per chi non ha figli, forse è stato un momento anche per analizzarsi un po' di più, vedere un po' le cose che vanno, le cose che non vanno. Almeno io l'ho vissuta così. Ecco, è stato il tempo nel quale ci si è riappropriati della famiglia e la famiglia si è riappropriata di noi. Direi di sì, Fausto. Sì, direi di sì. Ecco. Allora, Mauri, sappiamo che questo tempo di lockdown è stato anche un tempo di passaggio per la Prorecco. Ci puoi dire qualcosa di cosa è accaduto in queste settimane? Beh, per noi chiaramente è stata purtroppo una situazione molto spiacevole, perché avevamo da organizzare un evento fantastico come le finali di Coppa dei Campioni a Recco, quindi un danno economico notevole dal quale purtroppo siamo rimasti così un po' incompiuti, perché non abbiamo potuto appunto fare queste finali. E i nostri giocatori sono fermi da 3 mesi circa a casa, e quindi togliere l'acqua a un pallanuotista è abbastanza, già si può rendere l'idea, insomma. Quindi sicuramente abbiamo bisogno e necessità di entrare in acqua prima possibile, non si sa ancora dove, quando e come, però la federazione dovrebbe prendere i giocatori quantomeno di interesse nazionale olimpico e metterli ad allenarli in qualche centro federale, in strutture protette il più possibile, per preservare quello che è un patrimonio sicuramente della nazionale, ma principalmente dei club. Ecco, sappiamo che c'è anche tutto il problema legato alla struttura piscina proprio, che è estremamente difficile da affrontare, perché le piscine chiedono un avvio e sono estremamente onerose da mantenere. Beh, questo non è un argomento, purtroppo, all'interno delle strutture sportive, quindi degli impianti sportivi, le piscine sono sicuramente quelle che hanno dei costi di gestione. Diciamo, dal momento in cui apri la piscina al mattino sai già di avere determinati costi, no? Perché bisogna scaldare l'acqua, bisogna mettere l'acqua, ci sono tantissimi costi. E già le società, in un periodo diciamo non legato al virus, avevano enormi difficoltà, perché i comuni non aiutano più come un tempo con le spese vive, di conseguenza era già molto problematica. Da qua si è poi evoluto il mondo delle piscine in tutte le attività commerciali che ormai propongono, no? Perché sono basilari, al di là del servizio che dai al pubblico, sono basilari per il sostentamento della piscina stessa, ecco. E in questo momento, con tutto chiuso, mantenere la distanza in una piscina si può fare nel nuoto, se si limitano gli afflussi sicuramente, ma la pallanuoto con lo sport di contatto già è difficile, gli spogliatoi sono comunque luoghi dove si ci sta generalmente vicini, le docce sono posti dove si sta vicini, quindi insomma devono spiegarci bene. Sicuramente il cloro da questo punto di vista
mi sembra di aver capito, di aver letto che è un elemento che sicuramente aiuta come, come disinfettante, diciamo, quindi probabilmente aumenteranno ancora di più il cloro. Il cloro è certamente un elemento sanificante, quindi nella piscina e nelle immediate circostanze non c'è bisogno di disinfettare, dalle altre parti sì, e poi c'è sempre il rischio della contaminazione, come dicevi, in un momento di contatto. Peraltro non credo che si possa giocare a pallanuoto con la mascherina o con qualcosa del genere, ritengo sia impossibile. No, è assolutamente impossibile, ma ripeto, anche lì ci spiegheranno come. Il problema non è tanto, credo, di ricominciare a fare gli sport di squadra, questo si ricomincerà, il problema è gestire l'eventuale contagio, no? Perché o si riesce a mantenere un ambiente, diciamo, sano, chiamiamolo così, e allora lì si può tornare a fare quello che si faceva prima. Il problema è chiaro che tutti gli atleti hanno una vita privata e di conseguenza non li puoi chiudere, cosa che sta ipotizzando il calcio, chiaramente. In determinate strutture, alberghi o centri sportivi che hanno solo loro, visto la capacità economica che hanno, per tutti gli altri ti metti nelle mani del Signore e se qualcuno si ammala cosa fai? Questo è il punto. Certo. Quindi rischi di dover anche fare degli sforzi enormi per ripartire, vanificati e tornare indietro immediatamente, no? Sì, sì, questo è il rischio che comunque ci mette davanti ad una fragilità strutturale nella quale siamo stati proiettati, che è una fuori dal nostro controllo. Questo lo stiamo vivendo a tutti i livelli, credo, Mauri, no? Assolutamente sì, io direi che a differenza però forse il mondo del lavoro che ha la possibilità con lo smart working, con anche il lavoro da casa, che ha avuto un'evoluzione anche molto interessante, se vogliamo, no? Perché credo che al di là del problema virus, molte aziende in futuro prenderanno in seria considerazione l'idea di far lavorare i propri dipendenti da casa, perché non è detto che lavorino peggio, anzi, e automaticamente forse anche i costi si riducono, no? Per il datore. Quindi insomma, lo sport è come il lavoro, l'unica cosa è che quando sei uno sport di squadra hai necessità di vivere una quotidianità di assembramento. Ecco Mauri, veniamo proprio a quello che state facendo adesso. Voi tenete contatto tra di voi, i vostri atleti si allenano in casa, certo non in piscina, neanche nella vasca da bagno, immagino, no? Come state continuando a portare avanti la vostra preparazione? Ma abbiamo fatto un po' quello che hanno fatto tutte le associazioni sportive, le squadre, cioè ci siamo organizzati con la tecnologia a cercare di creare esercizi per tenere in forma i ragazzi. Chiaro, i nostri sono atleti di altissimo livello, quindi probabilmente l'impegno che abbiamo chiesto a loro è stato maggiore. Però, ripeto, tutti si sono ritrovati a essere un po' dei ginnasti in casa, no? Per tenersi in forma, per evitare di prendere dei chili, anche per curiosità, ecco. E adesso speriamo di poter, già all'aperto si può fare qualcosa in più, di poter andare magari a nuotare in mare o spostare l'attività in mare. Ecco, questo è già possibile, di spostare l'attività in mare? Ma in mare, nuotare in mare credo si possa, ho visto anche tanti ragazzi che hanno deciso di farlo e mi sembra una cosa fattibile, come allenamenti, con la muta. Chiaro, se uno soffre, adesso l'acqua è ancora freddina, però in proiezione quest'estate io credo che sarà interessante, no? tornare un po' all'antica. Anche perché la Prorecco aveva la piscina in mare una volta. Tutta la pallanuoto è nata in mare, è nata nei lidi, diciamo, adiacenti alle strutture che oggi hanno le piscine, quindi si è partiti proprio dal mare, ecco. Ma è un po' tutto così, Fausto, si tornerà indietro per fare dei passi in avanti, secondo me. Ecco, la tua squadra poi in questi giorni ha avuto anche degli avvicendamenti dal punto di vista della struttura societaria, proprio l'allenatore e anche
un giocatore importante. Sì. Ma guarda, noi abbiamo la fortuna di far parte di una società che fa capo a un imprenditore che ha fatto la fortuna all'estero e che è molto legata al suo territorio, in particolar modo al Levante, da cui è cresciuto. Però facciamo parte di un gruppo che non è solo lo sport, ci sono tante realtà che conoscete anche dal punto di vista della ristorazione, che danno lavoro a tantissimi ragazzi, e sembrava giusto che in primis anche lo sport, quindi la Proreco, che è un po' il fiore all'occhiello dal punto di vista sportivo, facesse un passo anche verso questa difficoltà, quindi riducendo sicuramente l'organico, riducendo il budget, riducendo quello che è comunque sia un momento di difficoltà anche lì per poi trovarsi e provare insomma, a reagire anche noi. Quindi le scelte fatte sono in questa direzione? Assolutamente sì, assolutamente sì. Stavi poi dicendo anche lì, ripeto, che si torna... Scusami, anche lì ripeto, le scelte tecniche e le scelte societarie comunque sono figlie di un momento che inevitabilmente sta cambiando tutto, no? E quindi non si può più pensare di ragionare come era prima, ecco. Ecco, a questo proposito allora è interessante quello che ci stai dicendo, Mauri, perché hai detto dal punto di vista degli allenamenti si torna all'antico per ripartire, no? E qua anche c'è una scelta che in qualche modo risponde alle esigenze del momento, a quello che è l'essere interpellati dal tempo che stiamo vivendo e rispondendo perché ci sia una visione d'insieme più ampia. Esattamente, proprio così. Bene, Mauri, secondo la tua visione, quando è che si potrà ricominciare a vedere giocare la pallanuoto? Ma io mi auguro che a settembre, quindi prendendoci tutti quest'estate come un momento per mantenere la forma, per riprendere la forma, per abituarci a convivere con questa nuova situazione, mi auguro che a settembre, ottobre si possa tornare ad avere un'attività sotto controllo e quindi tornare a vedere delle squadre che si affrontano, no? senza troppi problemi. È stato studiato un protocollo per poter riprendere l'attività anche per la pallanuoto? Ma la federazione ha inserito un protocollo per l'apertura degli impianti e quindi connessa anche poi all'attività sportiva, che è sul tavolo del governo, del CONI in particolar modo, insieme però ad altri 9 protocolli. Attendiamo con fiducia che venga stilato quello più adatto a noi e poi proveremo a metterlo in pratica. Bene Maurizio, allora adesso ti lasciamo tornare a fare il papà, dici un po'. Grazie. Cosa fai oggi con i tuoi figli? Cosa fai con i tuoi bambini? Adesso c'è il sole, siamo usciti un po'. Siamo sul mare, anche perché è un posto, secondo me, dove c'è almeno quantomeno al mattino c'è un po' meno gente, bisognerebbe cercare di evitare, credo, un po' il centro, no? Dal punto di vista delle passeggiate. Abbiamo la fortuna di avere un gran lungomare e poi li metto a dormire perché devono dormire. E anche tu devi riposare. Bene Mauri, va bene. Abbiamo rubato il papà a 3 bimbi, lasciamolo libero. Grazie Mauri, buona giornata. Ciao, buona giornata a tutti, grazie a voi. Ciao. Bene, siamo stati in collegamento con Maurizio Felugo, campione di pallanuoto, dirigente della Proreco, ma in questa veste di papà in passeggiata a mare con i suoi 3 bimbi. E anche questo è parte del lockdown, ci ha detto, no, i 3 mesi più belli per le sue creature, che hanno potuto godere di un papà e mamma a tempo pieno. Rientriamo, cari amici, in studio e restiamo su un'attività in qualche modo legata all'acqua. Siamo collegati con Adelaide Giromella. Buongiorno signora, benvenuta in trasmissione. Buongiorno a voi. Mi sente? Bene, buongiorno. Buongiorno. Allora signora, ci può, sì, intanto, vi sento. Se si vuole
Ci sente? Sì, la sentiamo anche noi bene. Se si vuole presentare l'attività per la quale l'abbiamo invitata, è un'iniziativa a beneficio di chi in questo tempo ha servito e sta servendo con grande generosità. Prego. Allora, innanzitutto grazie per avermi ospitato qui e per potermi raccontare e raccontarvi di questa iniziativa che per noi ha un grandissimo valore, innanzitutto perché è un'iniziativa che è partita qua in Liguria da Imperia grazie all'idea di Pietro Romeo, che è un diportista, un velista, e si poi allargata a macchia d'olio a livello nazionale, perché stiamo ricevendo adesioni da tantissime realtà ed è una cosa fantastica, anche perché tutto questo è esclusivamente su base volontaria. Siamo tutti privati cittadini in questo momento, non siamo istruttori, non siamo velisti, non siamo professionisti, siamo soltanto dei privati cittadini che hanno deciso di provare a raccogliere adesioni da parte degli armatori dei vari marina dislocati lungo la costa italiana per offrire una giornata in barca a vela o anche in barca a motore o sui gozzi a tutto il personale Covid che in questi mesi ci ha permesso di continuare in una certa maniera a vivere e ad andare avanti. Sono persone che si sono sacrificate tantissimo, stanno ancora sacrificandosi tanto e credo che sia un bellissimo modo per dirgli grazie. L'iniziativa, ripeto, è a scopo esclusivamente volontario. Al momento non sappiamo ancora quando riusciremo a realizzarla nella pratica, perché ovviamente dobbiamo aspettare che ci siano le disposizioni normative che ci permettano di navigare in sicurezza anche tra non conviventi, per cui al momento non abbiamo delle date. Ah, che bello, un po' di immagini di barche a vela in mare, che voglia di tornare in acqua. E quindi al di là di questo, appena sarà fattibile verranno comunicate le date. In ogni zona ci saranno dei punti, delle persone di riferimento, ad esempio per il Tigullio, oltre a me c'è Vittorio D'Albertas, che è un ottimo velista e sicuramente molti di voi lo conoscono, e Nicola Reinusso, siamo i tre responsabili per il Tigullio. Quindi se ci fossero armatori disponibili e desiderosi di far parte di questa iniziativa, c'è una pagina Facebook che si intitola E sarà buon vento Tigullio, sulla quale possono trovare tutte le informazioni e dare la loro adesione. Questa è la nostra iniziativa e sarà buon vento. E sarà buon vento in tutta Italia, perché sta prendendo piede in tutta Italia. E sarà buon vento è un auspicio per il velista, questo, l'augurio di buon allora, vento. Sì, dipende molto. Qua si entra in un argomento un po' delicato, nel senso che sarà buon vento è un augurio un po' per alcuni velisti, per i regatanti, dirgli buon vento, se sono superstiziosi, è un po' come augurare buona pesca a un pescatore. Però non posso dire qual è il termine alternativo, perché non è proprio un modo di dire molto educato, ecco, per cui signorine, ci sono termini un pochino diciamo più così. Esatto, esattamente. Però sì, sarà buon vento, perché il buon vento è quello che ci permette di andare avanti. Per cui sì, sarà buon vento. Allora, concretamente, signora, la cosa è così: ci sarà qualcuno che un punto di riferimento ce l'ha indicati, poi magari dopo le ricordiamo, ai quali sì, coloro che hanno collaborato per l'attività di questi mesi, che stanno ancora lavorando, perché ricordiamo non è finita l'emergenza, ci siamo ancora dentro, no? Ci siamo ancora dentro. Sì. Si troverà ad avere la possibilità di vivere l'esperienza della navigazione in barca a vela o in barca a motore. Che tipo di proposta di navigazione intendete fare? Ci faccio un esempio. Poniamo l'esempio che ci sia, adesso parlo, il nostro regista che ci sta ascoltando, che ha lavorato in un settore Covid, telefona e dice: guarda, io sono uno di quelli che, ecco, girava con la mascherina e col nome scritto sopra. Che cosa gli offrite? Allora, l'offerta sarà una giornata in barca, ovviamente manovre molto semplici, perché ci rendiamo conto che
non tutti sono capaci a navigare, per cui si navigherà a vele bianche, ecco, sono le vele più semplici nell'utilizzo, gli armatori saranno a bordo, molto probabilmente ci saranno anche delle persone che potranno aiutare gli armatori, se gli ospiti a bordo avranno piacere di partecipare alle manovre, alla conduzione della barca, ben volentieri. Se ci saranno gli ospiti che avranno solo piacere di rilassarsi, di prendere il sole, di versi una bibita senza dover pensare a nulla, andrà bene anche quello, nel senso che noi siamo a disposizione di quello che loro hanno piacere di fare. Se poi c'è il gruppo un pochino più agguerrito, magari lo mettiamo in barca con su una barca magari un pochino più tecnica, perché può essere più divertente. Per chi invece ha voglia di rilassarsi, ci saranno poi dei form da compilare e grazie anche a questi form sapremo anche come suddividere le persone in base alle imbarcazioni disponibili. Ecco, quindi si tratta di dare una giornata, come dire, di aria buona, non solo di buco di vento, buona. di vita tranquilla senza emergenza. Esattamente, proprio il grazie a queste persone per noi è proprio questo, regalargli la giornata togliendogli da qualunque tipo di pensiero, di responsabilità, di gestione di quello che dovrebbero fare per gli altri. Per una volta vorremmo essere noi a fare qualche cosa per loro e portarli in barca, visto che noi abbiamo questo mare meraviglioso che circonda l'Italia intera, ci sembra un bel modo di farli stare bene, come ha fatto loro con tutti quanti. E questo, noi. Questo è riferito ai medici, agli infermieri e al personale sanitario che ha lavorato intorno al mondo Covid. Personale sanitario, volontari della Croce Rossa, cioè tutto quel mondo che in questi mesi ha sacrificato tutto a favore degli altri in questa emergenza Covid. Quindi, e lo ha fatto tutto. In qualche caso a prezzo della vita, per molti. Anche, per molti sì, per cui a maggior ragione credo che siano persone che meritino non solo gli applausi ma anche dei gesti un po' più anche più concreti di contatto, di quando sarà permesso, proprio di condivisione, perché credo che tutti quanti noi al momento abbiamo anche bisogno di condividere dei momenti piacevoli senza un pensiero negativo, e il mare regala tanti bei momenti e tanti bei pensieri positivi, è un'energia positiva il mare anche quando è in burrasca e fa ricaricare le pile, io dico questo. Certo, e poi quello che è avvenuto in questo tempo proprio per chi ha lavorato in questo settore è stato di vivere con una tensione costante sia nell'ambiente di lavoro che poi dopo, perché uno portava a casa il rischio di contaminare i suoi cari e di essere anche lui un fattore problematico. Stiamo parlando al passato ma è ancora esatto. Presente, non ne abbiamo finito, ecco, ci siamo ancora dentro, no. Ecco, ci siamo ancora dentro, ricordiamolo no. Questo. E quindi infatti, credo che questo sia un gesto. Prego. Noi, mi scuso se l'ho interrotta, ma il collegamento non è proprio semplicissimo. Noi in realtà ci stiamo preparando e stiamo organizzando tutto per essere pronti quando poi finalmente si potrà uscire effettivamente il mare, perché al momento, come dice lei giustamente, purtroppo l'emergenza non è ancora finita, siamo ancora in una fase delicata, però noi da bravi marinai vogliamo essere pronti a mollare gli ormeggi quando sarà possibile, quindi stiamo giocando un po' d'anticipo per poter essere poi pronti ad offrire questa giornata quando finalmente si potrà fare. Anche perché il termine sgradevole di distanziamento sociale che tutti dobbiamo vivere mette dentro il desiderio di una prossimità sociale, non di un allontanamento. E credo che trovarsi in barca voglia dire anche vivere un'esperienza comune, è un'esperienza di piccola comunità quella dell'equipaggio di una barca, credo. Sì, esattamente così. Alla fine, quando si è in barca, necessariamente si diventa una piccola famiglia, perché si impara
a stare assieme, a lavorare assieme perché la barca possa andare avanti. Nessun equipaggio arriverà da nessuna parte se non c'è una collaborazione fattiva all'interno dell'equipaggio stesso. E per cui è anche molto bello questo aspetto qua della socialità a bordo, perché effettivamente lo stare assieme permette di conoscersi, di togliere alcuni filtri, sovrastrutture, per lavorare per un fine comune, che poi alla fine è un po' quello che ci accomuna, passatemi il termine, con il personale che lavora in situazioni anche un po' di limitazione degli spazi, nel senso che a bordo purtroppo e per fortuna non si possono usare le nostre sovrastrutture sociali, si diventa un gruppo unico e si impara a lavorare assieme per il bene comune, che è quello di portare a termine la navigazione nel nostro caso, e di conseguenza forse ci sentiamo anche molto vicini al personale, in questo caso Covid, ma comunque a chi lavora in situazioni un po' particolari, proprio perché anche loro, come un bravo equipaggio, lavora per un obiettivo comune. In questo caso il loro fine navigazione è uscire da una situazione di pandemia, per cui penso che possano anche gradire far parte di un equipaggio diverso dove possono rilassarsi e possono godere delle bellezze del nostro mare senza pensieri. E questo tempo credo che ci abbia fatto scoprire, e non dobbiamo dimenticarlo, che siamo tutti sulla stessa barca e che la responsabilità dell'uno riguarda l'altro e tutti siamo chiamati, lei ha usato un termine, a seguire il bene comune, non il bene individuale, perché il bene comune è anche individuale e il bene individuale è anche bene comune, cioè un interesse che ci unisce, che ci lega tutti. Oggi alla giornata di preghiera e di digiuno per la fraternità universale, che è chiamata a vivere un tempo di implorazione perché finisca questa pandemia. Questa settimana, Signore, c'è stata una giornata dedicata ad alcuni che si sono dedicati al Covid, e sono gli infermieri che hanno vissuto e stanno vivendo un tempo di grande impegno, di grande sacrificio con la loro professione. Allora, le proporrei e propongo ai nostri telespettatori di vedere un video che è stato realizzato dall'ASL 3 proprio in occasione della giornata dedicata a loro, dedicata agli infermieri. Vediamolo. Anche a noi, da un giorno all'altro, catapultati nella nuova realtà del coronavirus. Non potevamo crederci, invece ciò che accadde. Dentro di noi un silenzio che gridava aiuto. Nel giro di poco, una moltitudine di persone si è riversata in pronto soccorso. Ci siamo dentro al vortice, ci vestiamo e non abbiamo più un nome. Vediamo solo gli occhi. Pronti? Via! Persone malate, sole, affamate d'aria, dietro una mascherina solo occhi pieni di terrore e di incertezza, occhi che chiedevano aiuto. Abbiamo una paura fottuta, paralizzati, cuore a mille, un fiume di emozioni dentro di noi, adrenalina, agitazione, paura, ma dobbiamo essere lucidi. Ci chiamano eroi, ma gli eroi non hanno paura. Ci ha costretto ad abbandonare tutte le nostre sicurezze. Ora che stiamo vivendo tutto questo, possiamo affermare di non essere più noi stessi. È cambiato il modo di pensare, di agire, di affrontare lo stress. Cambiano i rapporti con i colleghi, riconoscibili a malapena dietro quella visiera maledetta. Cambiano i rapporti con i tuoi familiari e amici, che decidi di non vedere più per proteggerli. La nostra paura era grande, quanto la nostra responsabilità. Bisogna contenere il nemico invisibile. Con il passare dei giorni abbiamo smorzato la tensione e ci siamo uniti come piccoli anelli di una catena fortissima, dove se salti tu, salto anch'io. Abbiamo visto lacrime cadere su mani strette da freddi guanti, mani stanche che avrebbero voluto stringere quelle di un figlio
o di un genitore. Abbiamo visto pochi spaventati alla ricerca di aiuto, che incontravano occhi incoraggianti e che davano speranza. Ma abbiamo visto anche labbra sorridere di chi era felice di respirare in autonomia. Felice di poter continuare a sperare, perché qualcosa di bello là fuori lo aspetterà ancora. Piccole frasi per raccontare quello che abbiamo vissuto e provato. Parole che mai possono pienamente esprimere la fatica e l'impotenza provata. Ma è rimasto l'entusiasmo di sempre per il nostro lavoro, nell'essere quello che siamo oggi e da sempre. Infermieri! Ecco, ci hanno ricordato che il lavoro che adesso abbiamo e stiamo apprezzando, che fanno, è un lavoro da sempre svolto così. Non solo in questo momento. Quindi c'è una gratitudine per quello che stiamo vivendo adesso con il Covid, ma ricordiamo che c'è tutto il personale sanitario costantemente impegnato per la cura, la salute di ciascuno di noi e della società intera. Bene signora, allora se ci vuole ricordare come si fa, quando sarà il momento, ad usufruire di questa vostra iniziativa così interessante e direi vedrà che sarà un'iniziativa molto gradita, poi andando verso la bella stagione credo che sia un'opportunità che non bisogna perdere. Ci ricordi allora come possono usufruire? Allora l'iniziativa si chiama E sarà buon vento di Giulio, possono cercare la pagina su Facebook oppure possono contattare me personalmente, quindi cercarmi sempre su Facebook con Adelaide Giromella e io poi gli darò tutte le informazioni necessarie. Noi cerchiamo ovviamente non solo il personale che abbia voglia e piacere di venire con noi in barca, ma anche armatori o aiuti diversi, sempre su base volontaria, che abbiano voglia di partecipare con noi a questo momento di vita insieme. Anche il logo, mi piace ricordarlo, è stato un logo creato da un'agenzia che ce l'ha messo a disposizione senza nulla pretendere in cambio, ed è un logo che viene utilizzato in tutti i porti, in tutti i gruppi che partecipano all'iniziativa, per cui veramente è una cosa per tutti su tutta Italia ed è per tutti volontaria. Per cui noi vi aspettiamo perché crediamo che sia una cosa bellissima per tutti. È un momento di condivisione, di socialità, di stare bene assieme e anche di abbracci, di condividere dei momenti divertenti, piacevoli e condividerli col nostro mare. E sarà bravissimo, proprio bene. Questo, e sarà buon vento. Questa è la pagina. Molto bene, grazie signora, allora auguri per questa iniziativa e speriamo che possa essere grazie a voi. Un piccolo segno di gratitudine per coloro che stanno dando molto. È il minimo che possiamo fare. Grazie, buona giornata a tutti e buon vento a tutti. Buona giornata, grazie. Buona giornata. Bene, cari amici, rientriamo in studio e questa iniziativa originale che ci è stata proposta e sarà buon vento e andatela a cercare se volete su Facebook e magari se avete degli amici medici, infermieri, personale sanitario, operatori delle pubbliche assistenze ed anche gli OSS, coloro che si occupano della pulizia, che sono esposti alla stessa misura degli altri, ecco, possiamo segnalare loro di questa opportunità, di questo piccolo regalo, piccolo ma una bella giornata in mare non è così piccolo come regalo, che è offerto loro per poter recuperare, tirare un po' il fiato, prendere un po' d'aria buona e una giornata di relax appena sarà possibile, perché occorre ancora aspettare, anche qua ci sono dei protocolli che dovranno essere rispettati. Detto questo, cari amici, veniamo ad un collegamento. Ora vedo la nostra redazione che si sta preparando, probabilmente
avremo un collegamento a brevissimo per aggiornarci sulle situazioni che la redazione sta seguendo in vista del nostro telegiornale che, ricordo, alle ore 12:45 andrà in onda su Telepace 1. Voi potete sempre seguire l'aggiornamento, il flusso delle notizie attraverso il nostro sito, il sito teleradiopace.com, che è costantemente aggiornato dalla redazione, ma vedo che in redazione si stanno preparando e a breve, se la regia mi dà l'ok, dovremo esserci per poter sentire quali sono le ultime novità. Vediamo se la redazione c'è. Ecco. Mi dicono che sono ancora in attesa, ma dovremmo esserci quasi. Forse occorrerà sollecitarli, no? Vediamo. Ecco, eccolo, adesso, scusate, siamo in diretta, cari amici, come sapete, qua su Telepace la mattina e il pomeriggio, dalle 10 a mezzogiorno, il pomeriggio dalle 17:30 alle 19 all'incirca, vediamo, ma forse occorre avvisarli. Ecco, vediamo Giacomo. Che è pronto, si sta sistemando e sentiamo da lui quali sono gli aggiornamenti sui quali. Buongiorno a chi ci segue, siamo qui in redazione, stiamo naturalmente lavorando all'edizione del telegiornale di oggi. Diciamo che abbiamo un po' di servizi in cantiere, si parlerà sicuramente della giornata di digiuno e preghiera indetta da Papa Francesco per oggi. Di preghiera per che passi questa pandemia, questo momento di prova in cui ci troviamo tutti. E poi si parlerà di altro, si parlerà di cinema, di come queste strutture stanno un po' pensando a come può essere la ripartenza, perché diciamo che oltre il fatto di poi accogliere persone e garantire la sicurezza, è anche un po' il fatto di ripensare proprio il concetto stesso di andare al cinema, comunque trovarsi in un luogo chiuso a guardare un film. E tra le varie proposte, abbiamo sentito anche ieri, ne abbiamo parlato nel telegiornale, della proposta del Comune di Sesti Levante di proporre il cinema all'aperto nel Teatro dell'Arena Conchiglia, che quindi, come abbiamo imparato in questi giorni, all'aperto è minore rischio di contagio, una zona poi così ampia permetterebbe anche di avere la distanza interpersonale e quindi di poter guardare appunto film o comunque qualsiasi contenuto audiovisivo in sicurezza. Tra le altre cose parleremo dell'Avis e dell'appello che è sempre costante sul fatto di donare sangue, perché comunque al di là dell'emergenza in cui ci troviamo adesso e anche un po' alla preoccupazione che noi tutti abbiamo in questo momento, magari a recarci in ambulatori medici, recarci comunque all'ospedale anche per magari visite di routine o problematiche non legate al virus, al contagio che già avevamo, la necessità, la richiesta comunque di sangue è sempre presente, è sempre attuale ed è sempre forte, perché ricordiamo, il sangue è una sostanza che non può essere rimpiazzata da altre cose, diciamo, chimiche simili o che si possono creare. Il sangue è una sostanza organica che può essere semplicemente trasfusa e diciamo poi viene ricreata dall'organismo, però non è possibile crearla in laboratorio. E appunto in questo servizio parleremo della necessità che c'è sempre di avere sangue e che quindi le persone lo donino. Una cosa, il concetto fondamentale è proprio quello di donare con regolarità, perché ricordiamo, attualmente i donatori lo sanno, magari chi non è avvezzo, chi non è dell'ambito non lo sa, ma bisogna lasciare intercorrere un po' di tempo tra una donazione e l'altra. E inoltre il sangue è una sostanza che, diciamo, va, essendo organica, va in scadenza, quindi se tutti donano nello stesso momento si rischia di avere per un certo periodo una quantità di sangue esagerata e subito dopo non avere poi la possibilità di altre persone che donino sangue. E queste alcune delle anticipazioni su quello che vedremo poi nell'edizione del telegiornale delle 12:45. E prima di ridare la linea allo studio ci serve un altro aggiornamento che arriva dalla redazione, che riguardano gli auguri al nostro direttore, Potere Don Fausto, che oggi festeggia i 31 anni di ordinazione sacerdotale. E confermi? Confermo, grazie, questa è una sorpresa. No, lo sapevo, però. Ok, no, perché magari...
E grazie, ricordiamo. Dicevo appunto, il 14 maggio 1989 Don Fausto veniva ordinato da Monsignor Daniele Ferrari, il vescovo appunto di allora, che affidò a te l'incarico di dare avvio a Teleradio Pace, emittente diocesana nata poi l'anno successivo, nel 1990. E in questo modo queste due date sono legate tra loro, così come è collegato il primo incarico pastorale di parroco a San Tommaso del Curlo, la parrocchia dove Telepace ha trasmesso il primo segnale. Quindi nell'anno del trentennale di Telepace si trova ad affrontare insieme a tutta la comunità diocesana questa pandemia mondiale, con rinnovato slancio, e possiamo dire con il direttore che sempre in diretta ci accompagna in queste giornate da trascorrere insieme, ma a distanza. Quindi questo è un po' l'invito e l'augurio che arriva dalla redazione, e direi che la linea può tornare allo studio. Grazie Giacomo, è del tutto in attesa questa pagina dedicata all'anniversario della mia ordinazione. Ringrazio il Signore, ringrazio tutti coloro che in questo tempo mi hanno accompagnato, ringrazio anche voi, davvero mi sono commosso per questo ricordo. E 31 anni fa abbiamo visto delle immagini, ero un ragazzino quando il vescovo Ferrari mi ha ordinato e poi dopo poco mi ha affidato l'incarico di Telepace, di avviare Telepace. E San Tommaso del Curlo è anche il luogo dove è nata Telepace, perché il primo segnale è partito proprio da lì, dalla canonica di San Tommaso del Curlo a Leivi, dove ero parroco e dove abbiamo trovato uno spazio per far partire le prime trasmissioni. Era il 23 maggio del 1990 e allora non avrei mai immaginato che la televisione avesse potuto nel suo futuro avere questo sviluppo ed arrivare al punto in cui siamo, e di questo rendiamo lode a Dio per l'opera che ha fatto, perché davvero ci ha accompagnato tenendoci per mano passo dopo passo, ecco, questo con tante sorprese, tanti amici, tante persone che abbiamo potuto incontrare in questi anni e che ci hanno arricchito, ci hanno permesso di rispondere giorno dopo giorno alla chiamata che Telepace vive, che è quella di essere al servizio di Dio e dell'uomo, con un impegno nel mondo della comunicazione che negli anni si è evoluto, si è modificato, sta cambiando giorno dopo giorno. Anche in questi ultimi mesi dicevamo con alcuni amici che è cambiata la televisione di più in questi 3 mesi che negli ultimi 5 anni, con quello che è accaduto e che ha dovuto modificare tutti noi. Ne riparleremo la prossima settimana, penso più diffusamente, perché sarà la data del nostro anniversario, quindi avremo modo anche di ricordare alcuni appuntamenti. Dopo questa pagina ringrazio ancora la redazione di questo ricordo. Pregate per me, come dice Papa Francesco, pregate, ricordatevi di pregare per me. Chiedo al nostro ospite di entrare in trasmissione. Siamo collegati con il sindaco di Lavagna e abbiamo con noi Gian Alberto Mangiante. Buongiorno signor sindaco. Buongiorno a voi. Come sta signor sindaco? Come va? Direi compatibilmente col periodo, bene, grazie. E auguri ancora invece, felicitazioni per la ricorrenza che sento adesso. Veramente un traguardo prestigioso quello che avete raggiunto, e soprattutto svolgendo un servizio essenziale e sarà sempre più essenziale per la collettività. Ecco, ce la mettiamo tutta, credo che da parte dei nostri collaboratori, del personale, di tutta la struttura di Telepace ci sia in questo tempo ancora più consapevolezza di essere uno strumento di servizio importante, e cerchiamo di assolvere come siamo capaci al meglio a questo compito che riteniamo essere stato ed essere soprattutto in questo momento per molte persone di un certo rilievo, di importanza.
importanza per garantire una prossimità e per dare la possibilità di rimanere informati, di non sentirsi soli e di avere le informazioni corrette, che oggi vogliono dire anche la tutela concreta della salute, la possibilità di garantirsi un futuro anche, speriamo in questa fase di ripresa anche di poterci aiutare perché questo venga per il meglio. Senz'altro così, la funzione sociale è sempre più marcata, l'abbiamo visto quanto è stata fondamentale in tutto questo periodo dove la costrizione a rimanere in casa è stata ovviata ovviamente da un flusso di informazioni che è stata data anche per il vostro tramite, aspetto assolutamente fondamentale direi. Signor Sindaco, quest'oggi entriamo nel nostro lavoro, allora c'è stato un incontro ancora questa mattina su un tema importante, ci vuole illustrare di che cosa si è trattato? Sì, il tema è quello di grande attualità attualmente, cioè la spiaggia libera, come poter gestire le spiagge libere. Ci sono frenetici incontri, operatori, amministratori pubblici, istituzioni che cercano di mettere e di chiarire come sarà la nostra estate. Nella fattispecie molto scalpore hanno fatto le linee che sono state dettate dall'INAIL e dall'Istituto Superiore della Sanità, che prevedevano una serie di restrizioni molto stringenti, soprattutto per le spiagge libere e direi anche poco confacenti a quella che è la conformazione, anche perché prevedere un distanziamento di 5 metri tra le linee degli ombrelloni e di 4 metri e mezzo, oppure anche solo lo stendere nastri di separazione come è prevista nelle indicazioni, vuol dire conoscere poco le spiagge libere, le spiagge liguri. Opportunamente la Regione ha già anticipato che interverrà riducendo questi spazi a 3 metri lineari e questo sicuramente un po' agevolerà in questa nostra faticosa prossima estate. Il tema di oggi ho incontrato azioni di rispetto, quello che era un po' una nostra proposta, anche perché la situazione del Comune di Lavagna è una situazione ormai arcinota, quella di un comune con un bilancio oggetto di verifica e monitoraggio perché è in situazione di dissesto, per cui materialmente è impossibile che il comune possa gestire direttamente con tutte le prescrizioni che sono previste le spiagge libere. Noi abbiamo 17 spiagge libere, oltre 28.000 metri quadrati di superficie utile, che vorrebbe dire prevedere qualcosa come 2.500-2.800 accessi secondo la capienza come stimata. Quindi il Comune non ha questa possibilità di gestire direttamente queste spiagge e provvederemo a demettere dei bandi, delle manifestazioni di interesse per cercare degli operatori che vogliano mantenendo, e questo va rimarcato a chiare lettere, la gratuità dell'accesso alla spiaggia libera e alla possibilità che venga sfruttata, diciamo garantendo però il rispetto delle norme che verranno e sono già state indicate per accedere all'arenile stesso. Il comune di Lavagna è il comune del nostro Tiguglio che ha le spiagge più ampie. È probabile, perché sicuramente come metratura lineare direi proprio di sì, abbiamo oltre 24 stabilimenti balneari, quindi abbiamo veramente un'estensione che da Genova alla Spezia è quella che ha il maggior problema e peraltro è il comune che ha i maggiori problemi di carattere finanziario, il che non coniuga perfettamente le due situazioni.
Ecco, signor Sindaco, abbiamo sentito dal provvedimento che il governo sta per varare una serie di agevolazioni, di aiuti, di benefici a favore di tante realtà della nostra nazione. Questi 55 miliardi di euro che devono essere messi a disposizione. C'è qualcosa anche dedicato a questo settore specifico della balneazione? Guardi, intanto abbiamo per ora solo delle anticipazioni di questo maxi provvedimento di ben 258 articoli che quindi come al solito vuol condensare tante operazioni, tante indicazioni nello stesso provvedimento. Ho scorso già questo ponderoso documento attendendo però che arrivi quello ufficiale che contiene sempre delle modifiche della legge. Per quello che specifica il settore non mi sembra che ci siano interventi diretti, ci sono delle indicazioni che riguardano la possibilità che i comuni ottengano sostentamento a un'imposta di soggiorno che ovviamente avrà dei picchi negativi fortissimi rispetto all'esercizio precedente e peraltro non prevede interventi a sostegno specifico degli stabilimenti balneari. Ricordo che avevo già scritto anche una lettera al presidente di ANCI, De Caro, che è sindaco anche di Bari, perché si facesse portavoce presso il valutare quella che era la durata delle concessioni demaniali che scadono al 31 dicembre 2020. Quindi richiedere a imprenditori investimenti molto importanti in questo settore senza coniugare con una maggior durata della concessione vuol dire chiedere a un imprenditore di effettuare un investimento e di non avere il materiale tempo utile per poter rientrare del proprio intervento finanziario. Quindi se si chiedono sforzi come se ne chiedono è giusto anche poter consentire all'imprenditore di rientrare del proprio sforzo finanziario. Ad oggi non ci sono indicazioni, anticipazioni, qualche indicazione da parte del ministro Franceschini sul tema e apertura ce n'è una anche recente della giornata di ieri, ma documenti ufficiali ancora non ne abbiamo letti. Ecco, a questo proposito lei diceva che verrà fatto un bando per una manifestazione di interesse. Le spiagge resteranno gratuite, ma ci sarà una sorta di estensione di stabilimenti balneari più leggeri, con una forma più leggera? Sarà affidata a qualcuno che deve custodire la spiaggia? Che figura vedete per poter garantire queste migliaia di accessi cui faceva riferimento prima? Dunque, l'obiettivo principale ovviamente è di sgravare il comune dall'esborso di un monitoraggio sul distanziamento sociale che oggi il comune non è in grado di effettuare. Ricordo che il distanziamento sociale riguarda l'arenile, ma anche addirittura la battigia, così prevede la normativa di riferimento dell'INAIL oggi, una turnazione addirittura per accedere alla battigia stessa, con problemi che comprendete benissimo essere veramente importanti. Quindi mettere delle persone che possano sovrintendere a questo flusso di persone è quasi impossibile. Per cui chi potrebbero essere i soggetti interessati? Potrebbero essere gli stabilimenti balneari che hanno sicuramente un'eccedenza di dotazioni, e sto pensando sia a sdraio che a ombrelloni che non possono utilizzare perché devono necessariamente ridurre la superficie utile. Ma sto pensando anche magari a forme abbastanza agili di impresa, cooperative, riunioni, società tra giovani che vogliono cimentarsi nel gestire una spiaggia garantendone assolutamente la gratuità, e questo torno a sottolinearlo perché deve essere assolutamente una pietra miliare in tutto questo, ma
mettendo a disposizione dei servizi che possono essere utilizzati da coloro che accedono alla spiaggia, che può andare dal noleggio di dotazioni o anche dalla somministrazione di bevande e alimenti. Quindi persone che imprenditori che vogliono cimentarsi nel mettere a disposizione questi benefit per coloro che usufruiscono della spiaggia, però garantendo il rispetto sia della capienza che del distanziamento sociale. Noi pensiamo a figure di questo tipo. Sappiamo che non è certamente un'impresa con cui le persone possono diventare ricche o costituire, diciamo così, una base, una pietra miliare per il futuro, però coniuga un po' alcuni aspetti: la nostra possibilità di continuare a mettere a disposizione le spiagge libere, la possibilità di un'occupazione per l'estate e il rispetto delle norme che riguardano il distanziamento sociale. È interessante perché mi pare che questo potrebbe andare incontro ad una parziale, almeno risoluzione, di quelle che possono essere le problematiche legate alla obbligatoria diminuzione di presenze sulle spiagge gestite negli stabilimenti balneari, mantenendo una fidelizzazione dei clienti, delle persone che vengono in vacanza da noi, garantendo una forma, potremmo dire, light di ospitalità, ma che comunque nella stessa pertinenza potrebbe fare in modo che i disagi che evidentemente ci saranno siano in qualche modo attenuati, e magari trovando anche una formula nuova che ancora non era stata esperita, quella di trovare un modo per fare una via di mezzo fra lo stabilimento balneare e la spiaggia libera. È proprio così, abbiamo pensato a un modo che, diciamo, mettesse a fattor comune le deficienze finanziarie del comune con la necessità di comunque garantire un servizio. Ricordiamo che oggi uno stabilimento balneare vede ridurre la propria superficie utile in ragione di un terzo, un mezzo dell'arenile stesso. Quindi vuol dire che ha non solo ombrelloni e sdraio in eccedenza che non utilizzerebbe, ma anche purtroppo una clientela che non riuscirebbe a soddisfare perché i limiti di capienza dello stabilimento stesso non consentirebbero di poter consentire di accedere alla struttura. Per cui utilizzare un tratto di spiaggia oggi libera, che continua a rimanere libera, però diciamo affiliata allo stabilimento, potrebbe far sì che la clientela già dello stabilimento rimarrebbe nelle vicinanze di quello che era il posto di ricreazione degli esercizi delle annate precedenti. Quindi è un modo, insomma, di andare un po' incontro a tante esigenze, come dicevo prima. Signor Sindaco, bene, allora da quella che dichiarava la deficienza economica del comune può uscire fuori un'efficienza balneare per le nostre spiagge. Vediamo se per un luogo comune bisogna fare. Dicevo, per un luogo comune bisogna fare di necessità virtù. Virtù. E credo che debba essere una dei parametri sui quali penso che ci si debba attrezzare, perché avremo tante necessità dove dovremo trovare e scovare delle nuove virtù anche un po' da tutte le parti. Signor Sindaco, grazie. Ancora una domanda le rivolgo e riguarda l'ospedale di Lavagna, che è stato insieme a quello di Sestri uno dei punti caldi di questa emergenza Covid. Per quanto le è dato di sapere, com'è la situazione nel nostro nosocomio? Dunque, ho dati sicuramente aggiornati, anche perché ieri in rappresentanza dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova, quale consigliere insieme a colleghi, abbiamo donato una serie di schermi protettivi che potessero essere utilizzati appunto durante l'emergenza da Covid-19. Per cui ho incontrato il dottor Andreoli, responsabile, la dottoressa Truglio, responsabile della struttura, che mi dicevano che la situazione dal punto di vista della necessità dell'urgenza, dell'emergenza, sta avendo una normalizzazione.
per cui ormai le situazioni di criticità si stanno abbastanza consolidando e sono sicuramente in fase decrescente. I numeri riferiti al Comune di Lavagna danno questa indicazione di contenuto e moderato miglioramento. Non sono ancora numeri eclatanti, la discesa è diciamo molto contenuta, però di discesa dei numeri delle persone contagiate si può assolutamente parlare. Questo fa sicuramente guardare con ottimismo al futuro. Allora, signor Sindaco, chiudiamo con ricordare che siamo ancora in emergenza, se ci vuole dire ancora una volta quali sono le prescrizioni che dobbiamo rispettare. Sì, con riferimento al Comune di Lavagna, intanto grazie dell'opportunità di consentirmi di ripetere, perché è sempre bene ripeterle. Ancora e per la settimana prossima rimarranno tali, c'è il divieto di accesso alla passeggiata mare e agli arenili, anche in virtù di un cantiere per il rifacimento che stiamo facendo su tutte le coste. Aspetto questo molto importante per la prossima stagione, quindi vige ancora il divieto, mentre stesso divieto resta applicato per i parchi pubblici e per i parchi giochi per bimbi. Invece è possibile accedere all'unguentella per praticare attività sportiva e attività motoria, e l'accesso al centro storico invece è consentito solo con l'utilizzo della mascherina per, diciamo, sia per luoghi aperti che per luoghi chiusi. Questi sono in pillole quelle le disposizioni che ancora oggi valgono sul Comune di Lavagna. Grazie signor Sindaco, buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a voi e complimenti ancora. Grazie, grazie. Allora, dopo queste ultime raccomandazioni che ci ha fatto il Sindaco di Lavagna, ci ha ricordato quali sono le prescrizioni nel suo comune, veniamo, cari amici, all'ultimo collegamento di quest'oggi. Siamo collegati con Paolo Bonino. Buongiorno Paolo, buona giornata. Sì, buongiorno a tutti. Bene, bene. Siamo in attesa di un cambiamento. Allora, ecco, allora Paolo, siamo a chiederti come va la situazione meteo, perché sì, abbiamo passato un'allerta gialla con un po' d'acqua, ma ne sta arrivando qualcos'altro. Ci vuoi aggiornare? Sì. Sì, sì, sta arrivando una nuova perturbazione che è inserita in un contesto depressionario che ci interessa già da qualche giorno. Sta determinando questa depressione un tempo instabile, non è completamente brutto, perché come vedete anche oggi ci sono delle schiarite, però ogni tanto passa un sistema frontale, quindi un treno di nubi che porta delle piogge e anche, diciamo, qualche temporale. Il prossimo, quello che ci interesserà tra la prossima notte e la giornata di domani, è sulla, diciamo, tra la penisola iberica e le Baleari. Sta risalendo piano piano e interesserà la Liguria e direi soprattutto il nord Italia, diciamo la pianura, il Piemonte e la Lombardia del corso della serata e poi della giornata di domani. Sulla Liguria, che diciamo, sono sì. Prego, continua. Sì, allora, sì, come intensità, diciamo, sulla Liguria avremo, diciamo, dei piovaschi, insomma, intermittenti. Siamo in maggio, quindi non ci sono dei contrasti particolarmente accesi, mentre i fenomeni più intensi sono attesi sulle pianure, soprattutto Piemonte e Lombardia. Qui sono attesi dei temporali anche di forte intensità. C'è un contrasto termico al sud molto caldo e nell'Europa centro-nord molto freddo. Sì, 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 c'è proprio una dicotomia climatica, ecco, chiamiamola così. Il meridione è sotto correnti di scirocco, pensate che questa mattina Palermo alle 8:40 è arrivata a 38 gradi, quindi un valore veramente incredibile. Mentre più a nord agisce una circolazione più fresca, al centro-nord Europa a temperature più basse della norma. E sono i contrasti termici che ci sono spesso in primavera, anche se in questi ultimi anni si stanno acuendo, perché appunto le ondate di caldo stanno diventando sempre più ficcanti e consistenti, quindi tendono ad invadere, diciamo, l'Italia anche in maniera abbastanza intensa.
C'è stata anche un po' di pioggia di polvere, di sabbia del Sahara in questi giorni. Sì, ieri c'è stata una vezione calda, ovvero un fiume di aria calda che dal Nord Africa si è spinto poi verso l'Italia, ha portato degli addensamenti alti che però hanno portato qualche pioggia a gocce grosse. Questo perché? Perché erano nubi molto in quota, quindi le piogge che scendevano tendevano ad evaporare e cadevano solo le gocce più grosse, quindi le gocce più piccole evaporavano, quindi al suolo arrivavano i classici goccioloni che l'atmosfera era intrisa di sabbia, passando in pratica si arricchivano di pulviscolo e arrivavano appunto a terra sporche di marrone. Ecco, per i giorni prossimi che tempo ci attende? Allora, per domani una situazione instabile, soprattutto sul settore centro-orientale avremo il libeccio, quindi vento da sud-ovest, dei rovesci soprattutto nelle zone interne del settore centro-orientale, per esempio Val Fontanabuona, Val d'Aversa, Val Trebbia, più discontinui i rovesci lungo le coste, ma comunque presenti. A ponente invece condizioni variabili ma senza pioggia. E sabato e domenica sempre instabile, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che ci saranno delle pause assolate come oggi, ma anche dei momenti in cui arriveranno degli annuvolamenti con qualche pioggia, non di particolare entità comunque. E poi la settimana prossima è ancora presto per dirlo? La prossima settimana sembra che si crei una depressione all'altezza delle regioni centrali. Questo farà ruotare un pochino le correnti da est, quindi arriveranno degli annuvolamenti, raramente però arriveranno piogge da noi, può darsi qualche rovescio che potrà sconfinare dall'Appennino verso la costa, mentre le piogge dovrebbero trasferirsi sulla Sardegna e le regioni centrali e forse speriamo anche al sud, che appunto sta soffrendo di questa tremenda ondata di caldo. Grazie Paolo, allora perfetto. Buon lavoro, ci teniamo aggiornati per vedere cosa farà nei prossimi giorni il tempo. Grazie. Benissimo, grazie a voi. Bene, buon lavoro, grazie. Cari amici, ci avviamo alla conclusione, io vi ricordo gli appuntamenti con la nostra informazione alle 12.45, poi un altro appuntamento che ancora per qualche giorno avremo modo di offrirvi e poi dalla settimana prossima si interromperà, intorno alle 14.30-14.40 vi riproponiamo l'omelia del Papa, quella che tiene alla Casa Santa Marta ogni mattina. E avremo modo di riascoltarla nel Cammino di Francesco, questa rubrica che noi curiamo. Poi abbiamo questo pomeriggio alle 17 la Santa Messa dalla Cappella del Seminario di Chiavre, noi ci ritroveremo intorno alle 17.30-17.40, più o meno in quell'ora lì. Questa sera alle 20.30 la preghiera del Rosario con il nostro Vescovo. Io ringrazio alla regia Stefano Neuhold con l'ausilio di Paolo Solari, in redazione abbiamo Giacomo Rizzi che abbiamo visto, Maurizio Gareffa e Cristino Neto che stanno lavorando per il nostro telegiornale. Io vi saluto e vi do l'appuntamento a quest'oggi. Un caro saluto da Don Fausto. Arrivederci.